Ciao Federico, dove ci troviamo ora? Siamo di fronte ad una caserma dismessa. E perché siamo proprio qui? Si tratta di uno dei numerosissimi casi di aree militari abbandonate presenti in Italia. Ma perché le caserme vengono dismesse? Dopo la caduta del muro di Berlino, molte aree militari non rispondono più alle attuali esigenze dell'esercito e risultano marginali in un mutato quadro logistico e geopolitico internazionale. Quindi le caserme possono definirsi un nuovo tipo di vuoto urbano e che cosa le caratterizza? Esatto, sono un nuovo tipo di vuoto urbano. Le ex caserme sono un patrimonio vasto, articolato e disperso territorialmente, abbandonato o molto spesso sottoutilizzato. Tra le caratteristiche si riscontrano l'obsolescenza delle strutture, la scarsa integrazione nel territorio in cui si inseriscono, la presenza di impatti ambientali e di possibili rischi derivati dalla presenza di amianto e di suoli contaminati. Perché è importante studiare questi fenomeni? Io ho studiato questo fenomeno da molti anni e quest'anno, in tale ambito, sono assegnista di ricerca presso l'Università IUOV di Venezia. Ho riscontrato come la dismissione del patrimonio militare si sia rivelata come una delle spie delle difficoltà delle politiche pubbliche urbane nel conciliare obiettivi statali di riduzione del deficit pubblico con le potenzialità locali di trasformazione urbana. Con la ricerca che stai attualmente svolgendo, in quale maniera le aree militari dismesse sono collegate alle questioni di rigenerazione urbana? Dall'analisi condotte ho riscontrato come i comuni italiani non riescano a riutilizzare gli ex beni militari come occasioni di rigenerazione e trasformazione del territorio e gli impatti derivano in negativo dalle occasioni perdute. Dal mio punto di vista, i continui cambiamenti negli obiettivi e negli strumenti introdotti dalla numerosa normativa statale non ha facilitato il compito delle amministrazioni locali per implementare progetti di riqualificazione virtuosi e si tratta di un'occasione persa. In particolare la crisi economica ha ampliato questo fenomeno, dimostrando ancora una volta l'inefficacia dell'azione pubblica in tale ambito.